Lauda dopo il trapianto dei polmoni. I medici che hanno operato il 3 volte campione del mondo di Formula 1 sono cauti ma ottimisti. Marco Franzelli. Uno che fa tutto da solo, Niki Lauda, 69 anni, anche pilotare gli aerei della sua compagnia. Stavolta si è dovuto affidare agli altri, i medici dell'ospedale di Vienna, trapianto di polmoni. Intervento riuscito, dice il chirurgo, ma le condizioni restano molto gravi. Si è sentito male in vacanza con la moglie Birgit, ex hostess, quasi 30 anni di differenza, 2 figli gemelli nati nel 2009. Per la seconda volta combatte così contro la morte, la prima nel 1976 in Germania. Rimane nella Ferrari in fiamme, respira i fumi tossici della benzina. Anche per questo i suoi polmoni sono vulnerabili, come i reni, 2 volte trapiantati. 42 giorni dopo l'incidente si presenta in pista col volto bruciato, tra lo stupore generale. Io sempre non capito perché la gente, quando ho visto la mia faccia così, tutti vuoi vedere sotto il capello. Preferisco avere il mio piede destro invece di un bel viso, la frase che ripete da 42 anni, anche ai box della Mercedes, presidente onorario, con il suo cappellino. 3 volte campione di Formula 1, la passione per la vita vissuta senza badare alla forma ma alla sostanza. Sapendo, dice, che quando ce la fai sono tutti con te, quando perdi li hai tutti contro. Ora, nella sua ennesima corsa solitaria, Nikolaus Lauda, detto Niki, ha di sicuro tutti dalla sua parte.